Bene, sì, la Casalgrande Padana è tornata sul palcoscenico della serie A1 femminile, come ormai cosa ben nota e risaputa, dopo un solo anno di purgatorio, chiamiamolo così, nella A2 appunto femminile, un campionato che le biancorosse hanno vinto con grande merito e con grande margine, insomma, una Casalgrande Padana che ha dominato sia il girone A della 2 sia anche i successivi playoff che si sono svolti a Chieti, e ora rieccoci qua la formazione ceramica pronta a cimentarsi con quel campionato di massima serie di cui è ormai diventata una presenza consolidata nelle ultime stagioni. Nicolò Rinaldi per voi a commentare, a vivere le emozioni di questa seconda giornata della 1 che prevede qui al Palazzetto Cheope uno tra i derby più classici non solo nel panorama Emiliano Romagnolo ma anche più in generale nell'universo della pallamano italiana femminile. È il derby con l'Ariosto Ferrara, cogliamo quindi l'occasione per salutare le amiche e gli amici di Ferrara che sono in questo momento in visione e in ascolto su Eleven Sport per seguire insieme a noi la partita. Dicevamo, con l'Ariosto Ferrara, ecco, dando vita a un derby che regala sempre grandi spunti di interesse, grande agonismo, grande qualità, e siamo certi che sarà così anche stavolta. Vi dico subito che non sarò solo questa sera a commentare questa gara, ci sarà insieme a me una presenza femminile molto più gradevole, molto più competente anche del sottoscritto, anche perché lei la pallamano l'ha vissuta proprio sul campo, sempre con la maglia biancorossa, e ve la presenterò tra un istante. Intanto vi dico che, come ormai ben sapete, ma è anche bene ribadirlo, insomma, quest'anno tutte le partite del massimo campionato femminile sono trasmesse in diretta su elevensport.com, portale dello sport italiano, che quest'anno ha questo nuovo, direi ottimo, partenariato con la federazione per appunto la trasmissione di tutte le partite della serie A1 femminile sponsorizzata Beretta, lo sappiamo, ripetiamo anche il nome dello sponsor che non fa mai male. Casalgrande Padana, quindi Ariosto Ferrara, sui vostri teleschermi vedete in questo momento alla vostra sinistra la Casalgrande Padana in maglie bianche che sta effettuando le operazioni di riscaldamento, ovviamente agli ordini del nuovo allenatore Marco Agazzani. Alla vostra destra vedete invece le giocatrici dell'Ariosto che stanno ultimando i riscaldamenti, stanno effettuando gli ultimi collaudi sotto la direzione del confermato tecnico argentino Carlos Britos. Ebbene, diciamo un piccolo inquadramento, ecco, per quanto riguarda quello che è successo la prima giornata, e poi diamo la parola ovviamente a quella presenza femminile di cui vi accennavo prima, manteniamo ancora un po' di suspense. Dicevamo un piccolo inquadramento rispetto a ciò che è accaduto nella prima giornata, perché effettivamente queste due formazioni provengono da buoni risultati sul piano del gioco emersi nel corso del turno di sabato scorso, tuttavia il risultato è stato differente. Nella fattispecie, segnatamente, la Casalgrande Padana si è regalata una grande impresa andando ad espugnare un campo storicamente difficile per la formazione ceramica quale quello di Cassano Magnago, 14-18, il punteggio, in particolare grande solidità difensiva per la formazione biancorossa, ecco, perché lo sapete anche voi, nella pallamano subire 14 gol è praticamente come subirne 0, ecco, diciamo questo. Invece l'Ariosto Ferrara, grande prova anche per le biancazzurre, che tuttavia sono uscite sconfitte in casa al Boschetto contro Bressanone, una sconfitta di strettissima misura, 27-28 peraltro, contro una tra le squadre che sono considerate tra le fuoriserie di questa categoria per lo scudetto si parla, insomma, per le maggiori favorite in ottica scudetto si parla. In queste ultime settimane si è parlato di Erice, di Salerno, di appunto Bressanone, però su questo poi sentiremo anche magari il pensiero di chi condividerà questa telecronaca insieme a me. Allora, sono le ore 18:22, quindi 8 minuti all'inizio di questa singolare tensione al Palazzetto Cheope, un evento molto atteso anche perché ritorna questa sera il pubblico al Palacheope per seguire la Casalgrande Padana femminile. Come noto non accadeva da oltre un anno, quindi ci sarà
immagino una certa emozione più che giustificata da parte delle beniamine di casa, un'emozione che tuttavia dovrà trasformarsi in carica agonistica, in energia sul parquet di gioco. E allora, a proposito di giocatrici, vado quindi a presentarvi insomma lei che curerà insomma il commento tecnico questa sera, immagino anche nei prossimi sabati che vedranno la Casagrande Padana protagonista nelle gare interne. È una centrale, diciamo, ancora è, anche se lei non si sente più tale, tra poco ci spiegherà perché, centrale che ha vissuto pagine, che ha contribuito a scrivere pagine gloriosissime nella storia della Casagrande Padana, playoff in A1, importanti traguardi, ha dato un contributo anche all'ottima proprio promozione conquistata lo scorso campionato, anche se purtroppo a un certo punto lei ha dovuto fermarsi per infortunio. Veramente un simbolo per la formazione ceramica. In poche parole, ecco a voi Giulia Dallari, buonasera. Buonasera Giulia. Buonasera, buonasera a tutti. E sì, come ha anticipato Nicolò, mi occuperò assieme a lui di commentare assieme questa partita. E che dire, si auspica una bella partita, ma sicuramente le attese non saranno deluse. Vediamo in campo due formazioni storiche che da un lato una gran voglia di riscatto, dall'altro una voglia di confermare quanto dimostrato nella prima giornata. Buone entrambe l'aspetto difensivo di entrambe le compagini, quindi vediamo il corso della partita come si evolverà. Ho capito. Per quanto ti riguarda comunque personalmente, Giulia, prima ho appunto detto, voglio dire, che tu hai avuto molti problemi con il ginocchio durante questi ultimi 2 anni, quindi con la pallamano giocata hai chiuso in maniera definitiva, oppure c'è ancora qualche speranza di vederti in campo, magari in un prossimo futuro, in un futuro non lontano, magari nei prossimi anni, perché non sei certo vecchia, insomma. Al netto dei miei quasi 25 anni, purtroppo ho subito 2 operazioni al crociato, sempre lo stesso, quindi non mi piace mettere punti definitivi per adesso, per il momento non mi sento di poter confermare una mia presenza in tempi celeri. Questo non esclude nel futuro magari che ci sia ancora spazio per non commentarle solo le partite, ma viverle anche dall'interno. Il gruppo sono le ragazze con cui sono cresciuta, appunto, a parte 3 nuovi innesti, e quindi ci sarà spazio per vivere la squadra sia da fuori che ipoteticamente anche da dentro. Molto bene, comunque sia la nostra Giulia, ecco, sia sul campo che anche fuori qui alla nostra postazione è sempre ovviamente la benvenuta qui a Casagrande, non potrebbe essere altrimenti. Insomma, anche se noi, diciamolo, non abbiamo ancora del tutto abbandonato la speranza comunque di tornarti a vedere in campo, sempre con la tua eccezionale qualità di centrale, qualità non soltanto tecnica ma anche ovviamente umana e caratteriale. Adesso però è il momento, sempre più il momento, di concentrarsi sulla partita, perché come vedete le due contendenti si stanno preparando, stanno ultimando la vestizione per indossare le tenute con cui affronteranno il derby valevole per la seconda giornata di Serie 1 femminile. Amici di Eleven Sports, rimanete, mi raccomando, in visione e in ascolto con noi, anche perché e anche dopo la partita chiuderemo questo collegamento tra meno di un paio d'ore, ma dopo la partita non andate via, perché avremo le voci, avremo delle interviste a due importanti protagoniste di questa partita. Ecco, ancora non vi diciamo chi saranno, per mantenere, consentitecelo, una certa suspense, ma avremo modo di svelarvelo strada facendo. Ecco, ora tra non molto, ecco, immagino sentirete un po' di, diciamo, comprensibile frastuono, perché il direttore generale Alberto Aldini, il direttore generale della Pallamano Spallanzani Casalgrande, provvederà a dare lettura delle formazioni al pubblico qui presente al Palacheope. Ripetiamo, 120 i posti disponibili a causa, e non ovviamente 400, soltanto 120 a causa delle normative anti-Covid che tutti noi dobbiamo ovviamente rispettare, però 120 che così a colpo d'occhio sono stati tutti occupati, quindi questo la dice lunga su quanta attenzione vi sia verso questa Casagrande Padana e anche verso la Riosta Ferrara, perché notiamo anche alla destra della nostra postazione una buona rappresentanza di
supporter, così si dice in inglese, noi diciamo meglio sostenitori, però pervenuti dalla, qui convenuti dalla città estense, dalla città di Ariosto, Savonarola, e chi più ne ha più ne metta. Ripetiamo ancora un saluto al pubblico di Ferrara, un saluto anche a chi segue la Casa Grande Padana attraverso gli Eleven Sports e non ha potuto avere accesso al palazzetto causa biglietti esauriti. Notiamo quindi Ariosto Ferrara alla vostra destra in una inedita, per noi almeno, maglia nera con numeri fucsia, mentre la Casa Grande Padana sfoggia una maglia in parte rinnovata rispetto alle ultime stagioni, dove il bianco ha assunto una preponderanza maggiore rispetto al solito. E poi vediamo i nomi delle ragazze, anzi cognomi per meglio dire, delle ragazze stampati sulla schiena, un'ulteriore finezza che la società quest'anno ha pensato per identificare ancora meglio le proprie beniamine. 18 e 28, ormai siamo agli sgoccioli dell'attesa, mentre inganniamo l'attesa. Vogliamo anche ricordare che noi siamo in provincia di, appunto, Reggio Emilia, e per la pallamano reggiana questa stagione 2021-22 si preannuncia particolarmente intensa, ancora più dell'usuale, perché tra massima serie e seconda divisione sono ben 6 le squadre di questa provincia impegnate, insomma, nei rispettivi campionati. Abbiamo ovviamente la Casagrande, abbiamo ovviamente, ecco, ora spero che mi stiate ancora sentendo, anzi meglio fosse fermarsi un attimo perché non abbiamo bene una idea. Comunque Alberto Aldini sta leggendo le formazioni, Alberto Aldini si occuperà anche dell'aggiornamento del risultato in tempo reale sul sito federale. Tra poco ovviamente vi daremo lettura anche noi delle formazioni, non potrebbe essere altrimenti. Intanto guardiamo la sfilata affinché le eroine di questa sera possano raccogliere il meritato applauso del pubblico. Noi diciamo comunque meritato, perché chi si mette in gioco merita sempre l'applauso. Ecco adesso il palcoscenico per la Casa Grande Padana. Ovviamente comprensibile, ve l'avevamo annunciato, ripeto, scusate se facciamo questa notazione di contorno, ma in questo momento non sappiamo se il pubblico ci stia sentendo, se voi del pubblico ci stiate sentendo. È terminata la, l'ho chiamata, l'ho denominata chiama come si fa in Parlamento, ma insomma per certi versi ci sono dei punti in comune. Folli. Diciamo, per certi versi ci sono dei punti in comune con la chiama che si fa in Parlamento. Allora andiamo a leggere le formazioni, a leggervi anzi le formazioni. Per dovere d'ospitalità cominciamo dalla Ariosto Ferrara, che con il numero 1 schiera Gabriella Vitale, con il numero 2 Martina De Santi al rientro, con il numero 6 Chiara Ferrara, che non a caso è anche un cognome appropriato, con il numero 8 abbiamo Angelica Manfredini, con il numero 9 Maya Tanic, nome particolarmente conosciuto a Casalgrande in quanto lei ha proprio vestito la casacca biancorossa durante la stagione 2019-20, stagione purtroppo terminata anzitempo causa coronavirus. Con il numero 10 Martina Crosta, con il numero 12 Marta Viloslada Palacios, con il numero 14 Martina Lobiundo, al 17 Luciana Fabbricatore, con il numero 22 Anna Maria Irone,
con il 24 Maria Fernanda Marroci dall'Uruguay con furore, con il numero 44 Mari Tornova, con il 68 Emma Travagli e ovviamente con il 77 l'intramontabile Katia Soglietti. 77 non è soltanto il suo numero di gara ma anche il suo anno di nascita. Carlos Britos, allenatore, come abbiamo detto prima. E ora andiamo alla Casalgrande Padana, ripetiamo maglia bianco-rossa, con il numero 1 Valentina Bonaccini, con il numero 2 Elisa Rondoni, con il 5 Nicole Giombetti, con il 7 un volto nuovo Kimei Aileen Sauso Müller, germano-argentina, con il numero 8 Francesca Franco, vice capitana, con il numero 10 l'intramontabile e irrinunciabile capitana Ilenia Furlanetto, con il numero 12 altro volto nuovo della formazione di casa il portiere argentino Nadia Ayelen Bordon, con il numero 13 la giovane pivot Sara Postol, 14 Simona Artoni, con il numero 16 intanto la gara è iniziata Caterina Maria Mutti, giovane portiere arrivata dal Marconi Jumpers Castelnuovo Sotto, con il 18 Alessia Artoni, con il 19 Marianna Orlandi, con il 26 Giulia Mattioli, con il 33 Gaia Lusetti e con il 40 infine Nossaiba Lassuli, il tutto allenato da Marco Agazzani. La gara è incominciata intanto con l'Ariosto Ferrara in avanti che cerca di imbastire la prima azione di attacco con Tornova, che tuttavia viene fermata efficacemente dalla retroguardia di casa. Però è ancora in avanti Ferrara alla ricerca del primo gol di questa partita. Vediamo il movimento offensivo. Chiaramente fin da queste primissime battute è un Ariosto che sta avendo il suo bel da fare nel contrastare una difesa casalgrandese che si è rivelata davvero coriacea già nel turno inaugurale. Ora il compito è quello di riconfermarsi ovviamente. Di nuovo Ferrara in avanti, ora c'è Maya Tanic, l'ex di turno, che cerca di incunearsi, ma in questo caso Simona Artoni la controlla con efficacia. Vediamo le ferraresi ancora cercare Tanic e ora c'è la realizzazione tuttavia di Martina Crosta, realizzazione da posizione angolata, Martina Crosta che inaugura così la giostra dei gol odierna, 0-1. E ora vediamo la replica da parte della Casalgrande Padana con Gaia Lusetti in posizione di centrale a orchestrare il gioco, alla sua destra Francesca Franco, alla sua sinistra Ilenia Furlanetto, giocatrici ormai ben riconoscibili da chi segue la Padana, anche perché la formazione, la squadra non è cambiata più di tanto nel corso degli anni, ma ci sono state alcune novità quest'estate. La rete di Francesca Franco, pivot che molto spesso toglie molte castagne dal fuoco per la Casalgrande Padana. È stato così anche stavolta, 1-1, quindi è tutto da rifare, come dicono i commentatori qualificati. Adesso vediamo ancora il gioco in avanti di Ferrara che cerca sempre con insistenza. Vediamo il tiro, è grande, ficcante, un tiro anche un po' a sorpresa da parte di Mari Piavenova Tornova, tiro che ha colto di sorpresa e la fortificazione costruita dalla Padana, gol anche meritato, quindi lo possiamo dire, 1-2. Ferrara veramente il dente avvelenato, vuole riprendersi ciò che non è riuscita a conquistare sabato scorso per un soffio. Il dente avvelenato si concretizza anche in questa seconda realizzazione, terza di squadra. La firma è ancora una volta di Mari Tornova, terzino bulgaro. E beh, una Casalgrande Padana colpita direi a freddo, insomma, questo 1-3. E ora insomma serve riflessione e azione contemporaneamente. Poi ovviamente ci dirà tra poco Giulia Dallari cosa fare in questi momenti di difficoltà, visto che lei ne ha ovviamente vissuti tanti sul campo. Purtroppo Ilenia Furlanetto, una delle sue fiondate alla Ilenia, fiondate alla Pontina, visto che lei è originaria di quelle parti, purtroppo però stavolta non va. 1-3 e si riparte con Ferrara che così ha l'opportunità ghiotta di incrementare il margine di vantaggio costruito. Tuttavia c'è l'irregolarità, riparte la Casalgrande Padana. Lo schema è simile a quello visto nei minuti che hanno preceduto queste fasi. Vediamo ora una Padana che sembra non voler forzare troppo i tempi, anche perché per non accumulare errori, soprattutto che poi già in questa fase un accumulo di sviste potrebbe rivelarsi discriminante, potrebbe rivelarsi penalizzante per il proseguo della gara. Francesca Franco
tenta di farsi largo, ma Tornova e Lo Biondo non la lasciano scappare. Però è ancora per la Casa Grande Padana la palla e quindi ha ancora tempo per impostare l'azione. Vediamo Gaia cosa si inventa per Ilenia Fruetto, attenzione Mariano Orlandi all'ala, sa colpire e c'è il tentativo di Alessia Artoni che viene fermata tuttavia in modo irregolare, quindi gli arbitri a nostro avviso giustamente non hanno esitazioni nel concedere la conclusione dai 7 metri a favore delle biancorosse e se ne incarica Ilenia Furlanetto, la capitana, e sempre lei a prendersi questa responsabilità, ma purtroppo questa volta sbaglia di nuovo, ancora un po' fredda la mano della capitana in queste prime fasi, purtroppo un'occasione persa per accorciare le distanze, ma c'è ancora molto molto tempo. Dicevamo, Ferrara sta cercando molto Maja Tanić è stata protagonista, è stata anche compagna di squadra della nostra Giulia Dallari, ecco. E vediamo, molto Maja Tanić, diciamo che qui a Casagrande non ha inciso così come ci si poteva appunto attendere, più che altro per alcuni problemi legati a un infortunio, ecco, che le ha impedito comunque di sprigionare tutte le sue notevoli potenzialità, che comunque insomma si sono in parte viste anche qui al Pallacheope durante la sua permanenza in biancorosso. E chiaramente lei è tra le giocatrici maggiormente temibili di questa Ariosto, tra le giocatrici a cui la Casagrande Padana dovrà fare maggiore attenzione, forte della buona conoscenza che di lei hanno le beniamine qui di casa. Ancora adesso intanto la Casagrande Padana tenta di attaccare, tenta di spingere, ma Ferrara si difende con ordine e gli attacchi casalgrandesi nella circostanza non sembrano impeccabili. Dall'altra parte ancora una volta la solita Mari Tornova, incontenibile, un tornado fin qui, ecco, cerca di nuovo il colpo a sorpresa ma stavolta non le riesce, così la Casagrande Padana ancora un buon pallone per diminuire lo svantaggio. Alessia Artoni colpisce, la traversa, l'ha colpita poc'anzi, ma gli arbitri restituiscono la palla all'Ariosto Ferrara. E così non cambia il punteggio, se ne sono già andati quasi 7 minuti, il risultato è sempre, lo ribadiamo per chi magari in questo momento ci sta solamente ascoltando e non ha l'opportunità di seguire il video con la necessaria attenzione perché è impegnato in altre attività, il risultato è sempre Casagrande Padana 1, Ariosto Ferrara 3. 6 minuti e mezzo intanto se ne sono andati in questa prima fase dell'incontro. Vediamo ora. Ancora Tornova a cercare uno dei suoi colpi a sorpresa, c'è l'incombenza Katia Soglietti, attenzione, non raccoglie Tanić, ma gli arbitri assegnano 9 metri all'Ariosto, che ora cerca ancora con l'esperienza di Katia Soglietti la via del gol e la trova. Beh, Katia Soglietti del resto una vita dall'ala, una vita a giocare in quel ruolo, quando si trova in situazioni in cui lei può marciare indisturbata come in questo caso, difficilmente cade in errore, quindi 1-4. Beh, sicuramente avvio non semplice da parte della Casagrande Padana, che ora ha il compito di dimezzare lo svantaggio, forse addirittura la bilancia sta pendendo a favore dell'Ariosto più di quanto ci si aspettasse, più di quanto la stessa Padana si aspettasse. Tornova intanto ferma Lusetti, Gaia Lusetti, e quindi la Casagrande Padana potrà usufruire nuovamente di un tiro dai 7 metri. Cambia la tiratrice, non più Ilenia Furlanetto ma Francesca Franco, ci prova la vice capitana ma Viloslada Palacios neutralizza, quindi impedisce ancora una volta che il rigore vada a segno. In compenso dall'altra parte c'è il cucchiaio di Luciana Fabbricatore, data che questi numeri ce li ha e come, e quindi 1-5, veramente difficilissimo. Un'altra azione, poi sentiremo Giulia che cosa ne pensa, perché il momento richiede sicuramente un tuo intervento, qualche consiglio magari a Gazzani, in questo momento non ci sta sentendo, ma un consiglio a beneficio di chi segue la partita in questo momento. Vediamo, Ilenia Furlanetto spinge per farsi largo, la sua conclusione si risolve in un involontario passaggio a Tanić, ma gli arbitri Ciro e Luciano Cardone fermano il gioco, c'è la richiesta di time out da parte della Casagrande Padana e ora Giulia, cosa ne pensi? Ma
coach Agazzani in questo momento ha fatto bene a chiamare un time out, condivido pienamente, perché le ragazze stavano iniziando a faticare a trovare delle soluzioni. I primi minuti, per quanto duri, hanno però evidenziato che la costruzione del gioco stava funzionando. A peccare era l'efficacia a tiro, quindi l'errore avveniva ma la costruzione del gioco era corretta. Purtroppo invece in questi ultimi momenti la difficoltà stava proprio anche nel trovare delle soluzioni efficaci. Da un punto di vista difensivo, 5 gol non sono nulla di preoccupante, come non è preoccupante un divario di 4, come un divario di 4 reti. Ma vediamo adesso se l'effetto, se la carica data da coach Agazzani possa effettivamente risollevare le ragazze, che non si devono fare affondare da questo momento, da questo piccolo blackout. Sicuramente hanno ancora molto da dire e il tempo per farlo è tanto. E il tempo per farlo è sicuramente tanto, parole sante. Ecco, adesso intanto ci hanno appena informato di alcune, possiamo dire, problematiche per quanto riguarda l'emissione video di questo incontro. Portate pazienza, sono problemi che stiamo cercando di risolvere, diciamo, per quanto riguarda il discorso delle connessioni. Insomma, non è semplice, non è sempre facile organizzarsi al meglio, ma con l'aiuto dei potenti mezzi messi in campo dalla Pallamano Spallanzani Casalgrande stiamo cercando di risolvere ogni questione. Intanto spero che vi siate gustati il gran gol di Lenia Furlanetto, ma Luciana Fabbricatore arriva a replicare in modo pressoché immediato, quindi le proporzioni del punteggio restano di fatto immutate rispetto a quanto dicevamo pochi istanti fa. Prima era 1-5, ora è 2-6, mentre stiamo marciando a grandi passi verso il decimo minuto della prima frazione di gioco. Adesso Francesca Franco cerca un'idea per Gaia Lusetti e Alessia Artoni non aggancia, ben contrastata dalla retroguardia Ariostea, e ora ripartono gli ospiti con Tanic e ancora una volta Mari Tornova, che veramente si sta rivelando un'autentica spina nel fianco delle giocatrici di casa. Qui urge, fossimo in Agazzani cercheremmo il più possibile di individuare soluzioni urgenti e rapide per arginare la potenza del terzino bulgaro, che sta facendo il cosiddetto diavolo a 4 o il diavolo alle 4, tanto per citare un film di qualche tempo fa. Il diavolo a 4, dicevamo, e a suon di gol sta trascinando la Riosta Ferrara a un vantaggio che però ora è parzialmente ridimensionato da Simona Artoni, che con i suoi capelli nero inferno, li abbiamo sottolineati varie volte scherzosamente quando facevamo le telecronache 2 anni fa, li sottolineiamo anche adesso perché molto spesso, oltre ad avere i capelli di questo colore, lei è inferno per le difese avversarie, e quindi anche stavolta ha mantenuto fede alla propria fama. Qualche battuta garbata per stemperare la tensione oggettiva del derby emiliano, valevole per la seconda giornata di A1 femminile, 3-7. 7 chi attacca, 3 chi difende la rete di Martina Crosta, un'altra delle bocche da fuoco a disposizione di Britos, che porta Ferrara sul 3-8. Ora di nuovo la Casalgrande Padana cerca il bandolo della matassa per raddrizzare una situazione che nel corso dei minuti si fa sempre più difficile, ma parlavamo del nero inferno di Simona Artoni, inferno ancora per l'Ariosto Ferrara, almeno per quanto riguarda il gol che lei ha appena messo a segno. 4-8. Simona Artoni, la vigorosa, frizzante ala casalgrandese, ha messo a segno 2 reti consecutive che permettono alla Padana di non perdere eccessivo contatto con le avversarie, e adesso la Padana può sfruttare al meglio l'onda favorevole degli ultimi minuti, ancora con Simona Artoni, guarda caso, che ha scaldato la mano. Quando parte Simone è veramente inesauribile, Giulia lo sa bene, ecco, e quindi sta mantenendo fede alla propria fama. 5-8, Giulia annuisce, insomma siamo confortati dal suo consenso alle mie parole. Allora, 5-8, dicevamo, 5-8, Tornova, attenzione a Mari Tornova, quarto centro personale per lei, 9 in tutto per le giocatrici ospiti. 5-9 la situazione. Stavamo prima dando alcune informazioni sull'anno molto intenso da cui è attesa la Pallamano Reggiana, ma le rimandiamo a tra qualche minuto, perché adesso è la partita che ovviamente ha la precedenza, con Francesca Franco che trova un pertugio corretto
per realizzarli 6-9, un gesto tecnico anche non facile. Tanic, Mariana Tanic, non c'è neanche stato il tempo di fare i complimenti a Francesca Franco, che subito dobbiamo complimentarci con la centrale serba, che ha messo a segno il suo primo gol da ex biancorossa qui al Paracheope, 6-10. La palla al centro, vediamo che gli arbitri hanno interrotto momentaneamente, c'è qualche discussione con il tavolo dei cronometristi. Ecco, intanto Agazzani discute con Giulia Mattioli, che fa il suo ingresso in campo. È facile immaginare e presumere che il tecnico biancorosso abbia provveduto a catechizzarla a dovere per affrontare con efficacia le prossime fasi, che la vedono confrontata con Angelica Manfredini e con il totem Katia Soglietti. Vediamo infatti le tre stazionate in quella zona del campo. Adesso proprio Giulia Mattioli a Ilenia Furlanetto, vediamo la soluzione per l'inesauribile Gaia Lusetti. Attenzione Orlandi, è il passaggio di Marianna Orlandi, era proprio a cercare Giulia Mattioli, ma le due non si sono intese, la palla è caduta nel vuoto. Così Ariosto può ripartire con Viloslada Palacios. Ecco, ora Ferrara ovviamente con tutta calma, non ha certo interesse ad accelerare i tempi in questa fase, ancora presto per fare melina, ma ovviamente con una situazione di vantaggio così, insomma, è facile immaginare che l'Ariosto cominci già a pensare di amministrare, insomma, in qualche modo. Vediamo ancora Tornova, attenzione, Tornova. C'è un grande sforzo da parte di Alessia Artoni per fermarla, per il momento ci riesce, però la palla è ancora per l'Ariosto. Tornova, Tanic, ancora Mariana Tanic che si invola verso la porta, commette infrazione, la palla è ancora della Casagrande Padana. Bordon, lancio lungo per Mariano Orlandi che purtroppo non fita, perché guarda caso, manco fallo opposta, Tornova ci si mette ancora di mezzo. E adesso c'è Luciana Fabbricatore che tenta la rete da posizione ravvicinata, ma questa volta non si passa dalle parti della guardiana argentina. Vediamo Mariana Orlandi, Viloslada Palacios, ci mette una pezza. Due parate pregevoli in questi ultimi minuti, non cambia il risultato purtroppo per la Padana. C'è rigore per intervento di Alessia Artoni sulla solita ormai appunto Tornova. Alessia che si prende anche i due minuti, una esclusione momentanea per due minuti, ancora una volta la dura legge della Tornova ha colpito ancora, e ora vediamo se colpirà in modo totalizzante concretizzando l'undicesima rete ferrarese. Katia Soglietti dai 7 metri contro Nadia Ayelen Bordon, uno scontro fra titani, vediamo chi era meglio, Soglietti, la rubierese originaria di Rubiera, qui vicino, però ormai è ferrarese a tutti gli effetti, realizza, firma con la sua inconfondibile classe il 6-11 a favore della formazione bianco-azzurra, che oggi indossa singolari divise nere e fucsia, ma comunque non cambia il concetto, sempre Ariosto è. Adesso vediamo qui con il numero 7, speriamo che la possiate vedere anche voi senza problemi, vediamo intanto palo di Francesca Franco. Stavo dicendo, stiamo vedendo nelle file casalgandesi Kimei Aileen Sousa Müller con il numero 7 centrale, proprio centrale argentina, ma in possesso anche del passaporto germanico, quindi può appunto giocare come comunitaria. Kimei Aileen Sousa Müller in arrivo dal River Plate, ovviamente una tra i più prestigiosi club argentini. Intanto c'è il gol di Luciana Fabbricatore, che va a realizzare la sua terza rete personale. Dicevamo che Kimei Aileen Sousa Müller è arrivata a Casagrande nelle scorse settimane dal River Plate, quindi dall'Argentina, e questa tra le altre cose è la sua prima esperienza nel panorama della pallamano europea, quindi un suo gol sarebbe molto interessante e molto significativo anche dal punto di vista statistico, oltre che molto salutare per la Casalgrande Padana, che adesso di gol ha tanto bisogno, perché come si dice dalle nostre parti, insomma, ora le biancorosse sono mezzadre, cioè esattamente sono state doppiate dall'Ariosto, 6-12. Ilenia Furlanetto va a spezzare il calcolo matematico e quindi ridà speranza e rigore alla formazione di Agazzani, 7-12.
È una gara senza esclusione di colpi, ma questo tra l'altro era facile prevederlo. Insomma, diciamo che gli spettatori di Eleven Sports non saranno certo delusi dal seguire questa partita. C'è Tornoma stavolta, Nadia Yelen Bordon si oppone con grande efficacia, con la maestria di cui è capace Mariano Orlandi. Cede la palla a Simona Ottoni, che però questa volta non riesce nel poker. Ha già fatto 3 gol, sarebbe stato il poker, ma la traversa questa volta dice di no. Niente da fare, quindi 7-12. E tu che ne pensi, Giulia? La partita sta, insomma, evolvendo in una maniera non proprio favorevole per la formazione ceramica, per le biancorosse. Sì, i precedenti due minuti assegnati alla formazione ospite ci avevano dato un po' di respiro, e non a caso Simone Ortone aveva segnato quelle 3 reti. E tuttavia una inferiorità numerica di 4 minuti pesa sul risultato, che adesso è 7-13 a seguito di un gol di Katia Soglietti. C'è intanto un cambio tra le file delle ragazze di casa, è entrata, come anticipavi tu, Sasa Müller al posto di Alessia Artoni, mentre ora Francesca Franco, spostatasi in ruolo di pivot, si è andata a guadagnare un 7 metri che verrà battuto da Ilenia. Nulla di grave, 6 reti non vogliono dire nulla, va però menzionata la buona prestazione di tutte le ragazze. Intanto brava Ilenia, va menzionata la buona prestazione di tutte le ragazze del Ferrara, in particolar modo il portiere che sembra ipnotizzare le nostre beniamine al momento del tiro. Intanto questo 8-13 ci dà sicuramente un po' di ben sperare quando la palla è in mano alle ragazze ospiti. La speranza è effettivamente un tratto distintivo di quello che è lo stato d'animo della Casagrande Padana in questo momento. Peraltro lo dice anche Giulia, che ha vissuto parecchi momenti come questi. Ma ritorniamo in cronaca con la Riosto Ferrara. Intanto, mentre ovviamente parlava Giulia, l'avete visto, l'ha sottolineato anche lei, ma ci sono stati 2 gol per parte di Capitan Soglietti e di Capitan Furlanetto, quindi 8-13. E adesso ripartiamo. Intanto qui è al Palacheope, diciamo che non si sente un grandissimo vociare, c'è veramente grande attenzione per una partita che è veramente ancora moltissimo da dire in questo momento favorevole all'Ariosto. Sauso Müller ha tentato il suggerimento per Furlanetto, ma Ilenia non se ne è avveduta totalmente, quindi Ariosto Ferrara è ripartita con Fabbricatore, ma ancora una volta Nadia Ayelen Bordon ci mette una pezza. Ottima la sua prestazione sabato scorso a Cassano Magnago, e anche adesso col passare dei minuti la guardiana argentina sta appunto crescendo e sta sicuramente fornendo un contributo di sempre maggiore importanza alla Casagrande Padana. Soglietti con un po' di fortuna, Katia Soglietti che stavolta riesce a superare la barriera della difesa biancorossa e ovviamente di Nadia Bordon. Katia Soglietti che realizza in questo modo la 4ª realizzazione personale, ma Ilenia non perdona, non vuole essere da meno. 4 gol anche per lei, con un'autentica staffilata delle sue. A inizio gara non le era venuta molto bene, ma questa volta invece è con la sua classe, con il suo stile, è riuscita a realizzare un 9-14, meno 5 per la Casagrande Padana, quando ci stiamo avviando verso ormai gli ultimi 10 minuti del primo tempo. E dicevamo, non ci stancheremo mai di ripeterlo, specialmente a beneficio di chi solo in questo momento si è posto in visione e all'ascolto di questa gara. Al termine, a fine partita, non andate via, perché sentiremo due eminenti protagoniste di questa gara. Marianna Orlandi, primo gol per lei, un gol dall'ala, lei è specialista di queste cose, lei è specialista di queste esibizioni, le possiamo dire, perché sono veramente spettacolari i gol dall'ala che lei sa fare, e anche stavolta ha fatto centro, 10-14. Che partita veramente eccellente da parte di entrambe le squadre. Veramente rimanete con noi, c'è ancora tantissimo da dire, da dare, da fare. Intanto 9:32 al termine della prima frazione di gioco, tra poco faremo anche un riepilogo delle reti, mentre Tanic cerca di incunearsi nella difesa biancorossa, ma Sauso Müller questa volta ha fatto buona guardia su di lei.
e Ferrara che ancora cerca il fuoco, Tornova, anche se in questi ultimi minuti il terzino bulgaro infatti ha affievolito la propria azione, che comunque resta di grande concretezza. Scatti a Soglietti, ma stavolta da Nadia Borgon non si passa. Stavolta l'ala dell'Ariosto ha trovato la pronta posizione del portiere della Padana, e dall'altra parte invece c'è Simone Artoni, che questa volta fa il poker, quel poker che poco prima non le era riuscito. Adesso la Casalgrande Padana è vicinissima ad agganciare le avversarie. 11 Casalgrande Padana, 14 Ariosto Ferrara, 8:53 al termine della prima frazione di gioco, le 18:57 al palazzetto Cheope di Casalgrande. Adesso che cosa bisogna fare per impattare, Giulia? Continuare questo trend positivo. Sono salite in cattedra sicuramente Bordon e il capitano Elenia Furlanetto, e hanno deciso di dare una svolta alla partita, riuscendo anche a caricare le proprie compagne. Ferrara sta spingendo un po' meno rispetto ai primi minuti, e questo sicuramente favorisce il gioco delle ragazze di casa, che hanno più tempo per organizzarsi in difesa. Non devono peccare di timori né reverenziali dati appunto dalla carta, delle ambizioni anche dell'Ariosto Ferrara, e neanche dovrebbero evitare che la tensione data dal ritorno al massimo campionato, dal ritorno dalla prima partita in casa con il pubblico, possa impattare in modo negativo sulle prestazioni di tutte. Mi segnalo l'ingresso in campo di una vecchia conoscenza di Fer Marrocchi, che sicuramente ha anche lei una carriera pallamanistica da menzionare, che dovrà essere ben attenzionata dalle nostre beniamine, evitando appunto che le sue ripercussioni possano incidere su quello che è il risultato, che adesso si ferma a 14-11 per le avversarie, che hanno anche la palla in mano. Non cambia la difesa Marco Agazzani, rimane sempre una 5-1, una 5-1 con Simone Artoni che si sposta e in questo caso recupera un buon pallone, quindi può dare via ad una seconda fase ben giocata. Simona, e lei si incarica del tiro, purtroppo questa volta non funziona il tiro schiacciato sotto le gambe che le aveva regalato particolari gioie nei momenti precedenti. Riparte, immagino che il coach ferrarese abbia chiesto alle ragazze di non fermarsi, di spingere per evitare quello che si stava vedendo, appunto il rientro in partita da parte delle nostre ragazze. Grazie Giulia, grazie anche per aver commentato insomma questi ultimi minuti. Intanto c'è qualche problema con il tabellone, che immagino verrà in mantinente sistemato. 11 Casalgrande Padana, 15 Ariosto Ferrara, che mentre Giulia parlava Ferrara si è un po' avvantaggiata, come avete visto. Il primo tempo volge al termine, ma le sorprese sono ancora ovviamente all'ordine del giorno qui al palazzetto Cheope, in questa prima gara interna stagionale ufficiale per la Casalgrande Padana. Poi saremo precisi anche per quanto riguarda il calendario di entrambe le formazioni, che già sabato prossimo torneranno in campo. Poi ci sarà una breve pausa del campionato, ma vi reazioneremo bene più tardi. Intanto Maria Fernanda Marrocci Ongai non aveva ancora scaldato la mano, anzi scalda immediatamente la mano, ecco, per realizzare il suo primo gol personale. Intanto c'è un cambio in porta nelle file della Casalgrande Padana, che è accolto con un certo battimani, ma ovviamente è una ragazza giovane, quindi merita di avere tutto l'incoraggiamento possibile, con il numero 1 Valentina Bonaccini, portiere di San Ruffino, frazione di Scandiano, qui appunto vicino a Casalgrande, a pochi chilometri quindi da dove stiamo parlando, insomma, quindi non è proprio casalgrandese ma abita poco distante qui da palazzetto, nel comune adiacente. Valentina Bonaccini, che già ha riscosso ottime critiche, ottimi apprezzamenti nello scorso campionato in A2, e ora qui si parla la sua nobilità anche in A1. Due portieri giovani di grande interesse per la formazione biancorossa, ovviamente Valentina Bonaccini confermatissima, e poi Caterina Maria Mutti, piemontese di Castelnuovo Scrivia, in arrivo dal Marconi Jumpers Castelnuovo Sotto, quindi lo scorso anno è stata proprio avversaria della Casalgrande Padana in due occasioni, riscuotendo anche in questo caso buoni apprezzamenti. Gabriella Vitale, c'è un cambio in porta anche intanto per l'Ariosto Ferrara in occasione di questo rigore. Gabriella Vitale si appresta a difendere la porta
ferrarese in occasione di questo 7 metri che sarà eseguito da Ilenia Furlanetto. 1-3 per la padana ai rigori fin qui, vediamo se Ilenia riesce a migliorare la media globale, ci riesce, 2-4, 50% padana e 2 quindi su 4 i 7 metri messi a segno dalle padrone di casa che si portano così grazie a Ilenia sul 12-16 e nuovo cambio in porta per Ferrara, rientra Villoslada Palacios, Marta Villoslada Palacios, ma siamo già nella fase di attacco ferrarese con Maria Fernanda Marocci Ongai, tra virgolette pestifera per la difesa di Casalgrande, due tiri e due gol per la frizzante uruguagia che a sua volta è un mito per le contrade ferraresi, insomma gioca a Ferrara da tanti anni nell'Ariosto, una parentesi all'Estense qualche anno fa, ma rimanendo sempre a Ferrara, e quindi ora c'è, la troviamo ancora una volta nell'Ariosto come assoluta protagonista della formazione bianco-azzurra. Ora Casagrande Padana in avanti con la centrale Lusetti, 5 gol per lei sabato scorso a Cassano Magnago. Francesca Franco tenta la fuga offensiva ma viene fermata dal blocco ferrarese, ma la Casagrande Padana detta ancora i tempi in attacco con Ilenia Furlanetto, è sempre l'ultima ad arrendersi. Ilenia all'apparenza ha sempre questo carattere sempre calmo e pacato, ma in campo sa veramente essere una furia, ormai la conosciamo, Ilenia Furlanetto, 13-17, lei appunto l'autrice del 13-17 che consente di limare lo svantaggio. Va detto comunque che la Casagrande Padana in questo primo tempo è sempre stata all'inseguimento delle avversarie, quindi Katia Soglietti non inquadra lo specchio della porta come dicono i commentatori qualificati, Valentina Bonaccini ipnotizza la pallamanista più esperta e così la Padana può ripartire. Dicevamo, la Casagrande Padana che ha vissuto in apnea sempre all'inseguimento delle avversarie questo primo tempo, quindi insomma se l'Ariosto Ferrara chiudesse la prima frazione di vantaggio non sarebbe certo immeritato, questo lo dobbiamo dire insomma per onore del vero, per onore di cronaca. Tuttavia l'esperienza che abbiamo proprio passata tra dei derby insomma che hanno visto per protagoniste queste due formazioni ci insegna a non emettere mai, a non trarre mai sentenze affrettate prima del 60esimo. C'è Jock, è sul filo del passivo la Casagrande Padana, Sausa Müller, non va. Niente da fare, la Casagrande Padana in questo caso si è addormentata con la palla in mano, Ferrara può ripartire, però sbaglia, tornova clamorosamente, permette a Sauso Müller di ripartire, serve Alessia Artoni per la sorella Simona Artoni che va in rete dall'ala con una conclusione ineccepibile che segna anche il suo quinto centro personale per Simona Artoni con il numero 14. E 14 sono anche le reti che fin qui la Casagrande Padana ha saputo scodellare nella porta ferrarese, ma l'Ariosto è già là a 17, poco più di 3 minuti al termine della prima frazione di gioco, dopodiché avremo un breve intervallo, ecco, e poi torneremo ovviamente per il secondo tempo sempre su Eleven Sports. Martina Lobiundo intanto realizza il suo primo centro questa sera. Vediamo ancora Sauso Müller con il numero 7, diciamo la stiamo vedendo anche particolarmente tenace nel cercare un gol che per lei significherebbe sicuramente parecchio, insomma sarebbe un ottimo biglietto da visita per lei. Sabato scorso non è riuscita purtroppo a individuare la via della rete nella pur vittoriosa trasferta alto milanese a Cassano Magnago e ora vediamo se saprà riuscirci qui insomma al palazzetto Cheope, dove che è ormai da 20 anni la casa della pallamano Casagrande Padana. Ilenia Furlanetto 7, i suoi gol fa 7, fa primiera Ilenia Furlanetto, una primiera mai come ora preziosa per la formazione ceramica che ora può ripartire con Orlandi, scatenata Orlandi, Villa ci, potere ci mette una pezza ma Alessio Artoni non perdona. Villoslada Palacios aveva sborzato la conclusione di Marianna Orlandi ma poi è arrivata Alessia e adesso le cose si complicano parecchio per Ferrara direi. Sì, chiudere il primo tempo cercando di arrivare almeno a un pareggio sarebbe un incentivo in più per partire alla grande con il secondo.
Ferrara non penso che concederà questo, questo premio con, senza combattere. Intanto Martina Frasta perde un pallone dando avvio ad un altro contropiede, un 3 contro 1 di cui si occupa Marianna Orlandi, che stavolta non sbaglia e nulla può al portiere di Ferrara. Ci portiamo quindi almeno uno. Le ragazze, come dicevo prima, sono abituate a non mollare mai nonostante il risultato sembri avverso. Intanto il palazzetto si scalda e inizia finalmente a farsi sentire anche per incitare e movimentare la partita. Intanto riprova a trovare un pertugio tra la difesa che adesso sembra compattissima. Francesca Franco, Simona Artoni nella zona centrale, nulla lasciano alle incursioni di Mariana Tanic. E intanto entra Martina Lobiundo che segna un bel gol sulla testa del portiere. 45 secondi, Ilenia non ci sta, decide di spingere. Si riparte da Simona. Buona l'intuizione di Gaia che spezza il gioco. Simona era stata sicuramente una delle migliori marcatrici fino a questo momento, quindi darle questo pallone fondamentale era una scelta giusta e sensata fatta da parte del nostro centrale. Purtroppo non inquadra lo specchio della porta. Gli ultimi secondi rimangono dunque con regalano la palla in mano al Ferrara. C'è stato un cambio tra le file del Casagrande, entrata nella posizione di centravanti Nicole Giombetti, che prova a rubare un pallone, purtroppo colpisce la mano e non la palla. Si può giocare ma non c'è più tempo. E finisce qui, grazie Giulia, e finisce qui la prima frazione di gioco qui al Palazzetto Cheope. Ufficializziamo, ribadiamo il risultato: Casagrande Padana 17, Ariosto Ferrara 19. Alle 19:08, quindi abbiamo terminato la prima frazione di gara, ecco, è l'occasione per fare il riepilogo delle reti messe a segno fin qui. Per quanto attiene all'Ariosto Ferrara, spiccano i 5 gol messi a segno da Katia Soglietti, 4 gol per Mari Tornova, 3 centri per Luciana Fabbricatore, 2 gol a testa per Martina Crosta, Martina Lobiundo e Maria Fernanda Marrocci, e il quadro si completa con il gol messo a segno da Maya Tanic. Per quanto invece attiene la Casagrande Padana, 7 centri per Ilenia Furlanetto, 5 per Simona Artoni, 2 gol per Francesca Franco, 2 gol per Marianna Orlandi, e anche qui il quadro si completa con il gol messo a segno da Alessia Artoni. Questo quindi è il riepilogo, insomma, un punteggio giusto secondo te Giulia alla fine del primo tempo? Sì, può starci, due reti di vantaggio descrivono un po' quello che è stato l'andamento della partita, dove le ragazze di Ferrara hanno espresso un gioco più efficace e, anche da un punto di vista di costruzione del gioco, hanno portato sempre una giocatrice sui 6 metri, quasi sempre una giocatrice sui 6 metri libera per poter tirare e trovarsi a tu per tu con il portiere. Costruzione del gioco non così pulita e lineare invece per le ragazze di casa, che hanno compensato tuttavia con un carattere sicuramente invidiabile, che permette di definire questa partita come non scritta. E dal 6 reti di svantaggio accumulate nella prima metà di questo primo tempo ci siamo portati sul meno 2, con ancora, come dicevo prima, tanto da dire, 30 minuti per poter farlo. Esattamente, sì. Allora, dunque, al Palazzetto Cheope sono le 19:10 primi. Noi a questo punto ci fermiamo per 10 minuti circa, ma ovviamente torneremo per raccontarvi il secondo tempo di questo derby emiliano valevole per la seconda giornata della Serie A1 Beretta Casagrande Padana contro Ariosto Ferrara. A voi Milano! E rieccoci qui, avevamo detto 10 minuti circa di intervallo alla fine. La pausa è stata più breve di quanto preventivato, tant'è vero che già alle 19:16 siamo di nuovo qui dal Palazzetto Cheope per seguire il secondo tempo del derby che oppone Casagrande Padana e Ariosto Ferrara. Al termine del primo tempo, sempre 17-19 a favore delle giocatrici ospiti. Nicolò Rinaldi sempre al microfono qui insieme a Giulia Dallari, che sta arrivando e quindi seguirà anche lei le fasi di questi secondi 30 minuti. Intanto stavamo dicendo quello che, ecco, è l'occasione per
per dire ciò che stavamo tentando di in qualche modo dire prima, solo che ovviamente insomma l'intensità della gara ci ha impedito di fare un discorso organico in tal senso. Diciamo che per la Pallamano Reggiana insomma è un anno molto entusiasmante per quanto riguarda la Pallamano, ben 6 le squadre in lizza tra massima serie e seconda divisione. E in particolare la Pallamano Spallanzani Casalgrande è impegnata con la Casalgrande Padana in A1 femminile e anche con la Modula Casalgrande che gioca in serie A2 maschile e che tra non molto, pochi minuti, tra circa 10 minuti scenderà in campo a Bologna contro lo United per la seconda giornata di campionato. Ovviamente Cerubiera impegnata con la A1 maschile e con la 2 sempre in ambito maschile. Invece per quanto riguarda la seconda divisione femminile, in lizza per la provincia di Reggio figurano Marconi, Jumpers, Castelnuovo Sotto e Sport Insieme Castellarano, che a partire dal 16 e 17 del mese prossimo disputeranno il girone C. Quindi cavallerescamente in bocca al lupo a tutte queste realtà insomma per la stagione 2021-22. Adesso ripartono le squadre comunque alle 19 e 18 minuti primi, siamo ancora qui, siamo a Palazzetto Cheope, abbiamo fatto prima il riepilogo delle reti, poi come abbiamo detto prima non andate via al termine della gara perché avremo modo di effettuare 2 interviste alle protagoniste, ci sarà molto da dire sicuramente in questa, al termine di questa gara, perché molto lascia pensare che la sfida si articolerà sulla falsa riga di ciò che è stato visto nel primo tempo. Intanto Simona Artoni è lei a firmare la prima realizzazione dopo l'intervallo che porta la Casalgrande Padana a un filo, a un'incollatura come si direbbe nel gergo dell'Ippica, come si diceva una volta nel gergo dell'Ippica, prendiamo in prestito questa espressione da Alberto Giubilo, grande commentatore dell'Ippica Rai. Comunque ha un filo, ha soltanto un gol di svantaggio dall'Ariosto Ferrara, che così adesso conduce per 18-19, ma adesso Luciana Fabbricatore ristabilisce il doppio vantaggio ospite, il doppio vantaggio della formazione allenata da Carlos Britos, 400 per lei, 18 Casalgrande, 20 Ariosto. Ma è la Casalgrande Padana, come diceva poc'anzi anche Giulia Dallari che ci ha testé raggiunti alla nostra postazione, dicevamo è una Casalgrande Padana che sembra aver preso maggiore confidenza con la gara, col passare dei minuti, dopo un avvio sicuramente deludente, sottotono specie considerato quanto si era visto durante la trasferta di 7 giorni fa a Cassano Magnago. Mariana Orlandi intanto anche lei carbura dalla sua posizione preferita che è quella di ala, realizzando così il 19° centro casalgrandese, che consiste anche nel suo terzo gol personale. Irregolare l'azione dell'Ariosto, la palla torna alla Casalgrande Padana che, attenzione, udite, ha in mano la palla del potenziale pareggio. Dopo una gara passata ad inseguire la Casalgrande Padana, può impattare Kimei Sausmüller. La sua conclusione viene intercettata da Marta Villosada Palacios, ma la difesa ferrarese ha fermato la centrale germano-argentina in modo irregolare, quindi i direttori di gara Ciro e Luciano Carbone concedono la massima punizione a favore delle biancorosse. Manca ancora molto al termine dell'incontro, ma questa è una palla che pesa parecchio, non vorremmo essere nei panni di Ilenia, ma Ilenia è abituata a queste situazioni e la Furanetto con la sua freddezza non fallisce. 3 su 5 ai rigori per le padrone di casa, 8 i centri di Ilenia, 20-20, adesso è tutto da rifare. Giulia, l'avresti mai detto? Immagino di sì. Non avevo dubbi che questo sarebbe stato il risultato ristabilito velocemente dalle ragazze che non mollano e così hanno dimostrato. Intanto la palla è in mano alle ferraresi che cercano di liberare il braccio del loro terzino sinistro che finora ci ha particolarmente fatto male, ma la marcatura di Simona sembra inespugnabile, non lascia veramente passare spazio per le conclusioni avversarie. Si riparte dai 9 metri con la palla del potenziale, ma speriamo che rimanga tale, più uno. Intanto viene ammonito Coccia Gazzani. Una serie di incroci centrali che liberano il braccio della numero 44, ma Bordon nega questa rete. Si può ripartire con una seconda fase amministrata da Gaia Lusetti e Ilenia, purtroppo interrotta, quindi si dovrà ripartire. E non abbiamo sottolineato, anche se sono state veramente eccelse sia nel primo tempo che nel secondo tempo, le due difese fatte da Marianna Orlandi,
che ha assolutamente preso sfondo dai danni della numero 44. Tanto una serie di incroci, penso, finalizzate a liberare Ilenia, che trova un tiro ma sotto fallo, guadagnandosi anche 2 minuti. La superiorità numerica è sempre un bel dono ai termini dell'economia del gioco, perché stabilisce appunto questi 120 secondi in superiorità numerica che verranno amministrati e gestiti da Gaia Lusetti. E si riparte, quindi si riparte con la Padana in attacco, che può addivenire al vantaggio per la prima volta, direi, nel corso di questo incontro, così intenso, di questo incontro così senza esclusione di colpi, di questo incontro così significativo sia per entrambe le squadre sia per gli equilibri della classifica di A1 femminile. Siamo soltanto alla seconda giornata, ma veramente mai come in questa stagione. Di punto pesa parecchio Sausa Müller. La sua realizzazione viene nuovamente stoppata dal portiere ospite Vino Zara Palacios, ma ancora una volta Sausa Müller subisce l'intervento irregolare da parte della difesa ospite, così Ilenia Furlanetto può ancora propinquarsi alla linea dei 7 metri per il rigore. Questa volta contro di lei c'è Gabriella Vitale. Ariosto Ferrara, che ha operato il cambio in porta sperando di trovare maggiore fortuna rispetto ai rigori precedenti, ma nulla riesce a scalfire l'efficienza di Ilenia Furlanetto, un nome, una garanzia per la Casa Grande Padana. 4 su 6 rigori, 9 gol della capitana biancorossa, 21-20, e la Casa Grande Padana per la prima volta in questo incontro si trova in vantaggio, si trova a gestire le danze del punteggio parziale. Salutiamo nel contempo però, oltre al pubblico biancorosso che ci sta seguendo su Eleven Sport, anche le amiche e gli amici di Ferrara, che sicuramente stanno osservando e stanno anche loro fremendo per gli esiti di questo incontro. Adesso c'è Ariosto in avanti con Martina Crosta, che prova a trovare il pertugio del gol, ma Nadia Yelen Bordon si distingue ancora una volta, mantiene fede alla sua fama, come già accaduto tante volte. Mariano Orlandi, questa volta la conclusione fuori misura, ma vengono dati 2 minuti a Maja Tanic per intervento proprio sulla stessa Orlandi. 2 minuti a Maja Tanic, inferiorità numerica quindi per la Ariosto Ferrara, e ancora dai 7 metri Ilenia Furlanetto contro questa volta Marta Viloslada Palacios col numero 12. Viloslada Palacios, portiere che ha giocato per la maggior parte del tempo questa gara nelle file di Ferrara, portiere spagnolo, classe 99, Ilenia Furlanetto invece classe 88, ma veramente ormai dopo qualche titubanza iniziale Ilenia ha preso tutte le misure e contromisure necessarie per calibrare bene i tiri dai 7 metri, ormai non ne sbaglia più uno, e questi sono fatti oggettivi. E così la Casagrande Padana sul doppio vantaggio, 22 Padana, 20 Ariosto. Sono passati poco meno di 6 minuti dall'inizio del secondo tempo. Una panoramica anche sul pubblico, non so se la regia riesca ad effettuarla più tardi, chiaramente non adesso perché magari in occasione di un time out, ma comunque ci sono varie eminenti personalità ovviamente a seguire questa gara qui al palazzetto. Katia Soglietti intanto realizza il suo 6° gol, Katia Soglietti la migliore realizzatrice nelle file ariostee, così come Ilenia Furlanetto lo è nei ranghi ceramici. Dicevamo, ci sono numerose personalità eminenti a seguire questa sfida. Citiamo il presidente della Pallamano Spallanzani Casagrande, Sergio Cattani, consigliora Milena Canepari, ma poi anche l'ex presidente del sodalizio biancorosso, nonché fondatore, Giovanni Soncini, che pur non avendo più da qualche tempo incarichi specifici all'interno della società, è sempre rimasto grande, affezionato ovviamente alle sorti di questo club. Poi, come abbiamo detto prima, ovviamente buona rappresentanza ferrarese, un Ariosto Ferrara che ora, dopo l'azione vanificata da parte del padrone di casa, un Ariosto Ferrara che può trovare la via per il pareggio, nonostante le difficoltà accusate negli ultimi istanti, però l'azione ferrarese non è così ficcante come la formazione di Brito si aspettava. Gaia Lusetti ancora secco, vuole cancellare lo zero nella casella delle realizzatrici, e lo fa con la sua veemenza, con la veemenza di cui è capace, specialmente da quella posizione del campo. 1
è il primo gol di Gaia Lusetti questa sera, ma è un gol pesantissimo perché permette alla Casa Grande Padana di ristabilire il doppio vantaggio, e ora le biancorosse incitano il pubblico a sbattere i piedi contro il suolo, un'invocazione, una richiesta che viene puntualmente accolta dalla platea di fede biancorossa. Qui intanto però c'è il gol di Mari Tornova, che torna a essere pericolosa dalle parti di Nadia Bordon, Nadia che ha intercettato ma senza trattenere la sfera, però attenzione, Lusetti gira per Marianna Orlandi, Kimei Sauser-Müller, ancora Gaia Lusetti, la palla arriva a Francesca Franco che nonostante il contrasto di Tornova non fallisce, realizza il suo terzo centro personale e bene così per la Padana che torna sul doppio vantaggio. Ma la Ariosto non molla, il dente avvelenato, ripetiamo, anche dopo quello che è successo sabato scorso, 2 minuti per Gaia Lusetti, questo buon per Ferrara, perché se anche Gaia si mette a segnare decisamente notte fonda per qualsiasi avversaria, ma in questo caso Gaia dovrà accomodarsi in panca per i prossimi 120 secondi di gioco. Andiamo, e quindi c'è Ferrara che usufruisce di un rigore con Katia Soglietti, ancora una volta si verifica lo scontro fra titani che già avevamo seguito nel corso del primo tempo, Soglietti contro Bordon, Soglietti ancora una volta la meglio, Ferrara fin qui infallibile sui rigori, 7 le realizzazioni di Katia Soglietti. E beh, l'esperienza insegna, diceva una pubblicità di qualche tempo fa, non diciamo di chi, ma la citazione è ideale, perché veramente con Katia Soglietti ma anche con Ilenia Furlanetto il valore dell'esperienza si fa sentire come. In ambo le formazioni stiamo veleggiando verso il decimo della seconda frazione di gioco, 24 Casalgrande, 23 Ariosto, è una Padana in parte trasformata, in buona parte trasformata rispetto ai primi 20 minuti di gara, e l'Ariosto non a caso sta facendo molta più fatica nel contenere le sfuriate da parte della compagine di Agazzani. Sarebbe stato un bel passaggio questo, Orlandi per Furlanetto, sarebbe stata un'azione magistrale, ma la Casagrande Padana recupera la palla ancora con Ilenia, Marianna Orlandi non è a sua posizione ideale, Villoslada Palacios infatti respinge la conclusione, merito il tiro centrale di Marianna, Carlos Britos urla, sbraita, vorrebbe ancora di più dalle sue ragazze, ne ha ben donde perché negli ultimi minuti vediamo una Ariosto Ferrara in difficoltà, tra poco Giulia ci dirà la sua, ma intanto seguiamo questa azione ferrarese che potrebbe significare parità. Tornova questa volta non aggancia bene il suggerimento di Taric, Ilenia Furlanetto, 11 gol ha fatto, 11 gol, come ci sarebbe detto tempo fa, non fa bisogno di parole, e Ilenia Furlanetto, basta la parola, Giulia. Sì, Ilenia Furlanetto non ha bisogno di presentazioni e queste belle giocate sono all'ordine del giorno. Britos, l'allenatore delle ragazze di Ferrara, giustamente si arrabbia con le sue ragazze perché erano in superiorità numerica ma non hanno capitalizzato questo vantaggio, quindi Gaia può ritrovare la sua posizione in campo. E qui intanto Katia Soglietti che cerca con esperienza di andare a guadagnarsi un tiro, che tuttavia è neutralizzato dalla Nadia Bordon. Può così ripartire la Casalgrande Padana. Anche entrambe le formazioni non stanno, hanno un po' perso, come si suol dire, il matassolo della ragione, perché stanno spingendo senza effetti, venendo più che altro sopraffatte da quelle che sono le emozioni, ma la Casalgrande Padana in questo momento sembra gestirle meglio, quindi le sue emozioni sembrano portare risultati migliori. Intanto proseguiamo con l'azione, cerchiamo molto Francesca Franco che ha ben figurato quando è stata chiamata in causa, ma la difesa di Ferrara non sembra cedere centimetri. Continuiamo a cercare il centro, ma nulla, non si riesce a trovare un pertugio fra i due terzi. Fabbricatore e la giovane Manfredini stanno prendendo bene le misure. Sembra dentro questo tiro di Ilenia Furlanetto che dà l'illusione, anche il pubblico si era alzato, ma così non è, mentre non si fa pregare dall'altro canto la numero 44 che sta ben sfigurando in questa sua apparizione al Palacheope. Chiama intanto time out coach Agazzani.
Time out, quindi ancora Padana in ancora Padana in vantaggio nonostante il gol messo a segno poc'anzi da Tornova. Allora, visto che qui c'è un attimo di pausa nella concitazione che questo derby sta regalando, cogliamo l'occasione per ricordare i prossimi impegni di entrambe le formazioni. Ripetiamo, si torna in campo il prossimo sabato per la terza giornata della Serie A1 femminile Beretta di pallamano. La Casalgrande Padana sarà a Salerno al Palapalumbo per affrontare le campionesse d'Italia in carica targate IOMI, fischio d'inizio alle ore 18:30. Invece l'Ariosto Ferrara sarà in terra bresciana all'Handball Arena di Leno per sfidare ovviamente le padrone di casa lombarde. In questo caso il fischio d'inizio sarà alle ore 19:30. Entrambe le partite, lo ribadiamo, come tutte le partite di A1 Beretta di quest'anno, saranno trasmesse in diretta su elevensports.com, il portale che quest'anno dà grande spazio alla pallamano italiana. Per quanto invece riguarda le gare interne della Casalgrande Padana, quindi con me e con Giulia, l'appuntamento, il prossimo appuntamento è per il 16 ottobre, perché dopo la terza giornata ci sarà una breve pausa del campionato. Ci rivedremo qui il 16 ottobre, sempre alle ore 18:30. Il nostro collegamento partirà qualche minuto prima, comunque l'ordine di orario è quello, dalle ore 18:30. Le biancorosse ospiteranno le arpie siciliane dell'Erice, AC Lifestyle Erice, una vera corazzata di questo campionato, come del resto lo è anche Salerno. Quindi all'orizzonte della Padana c'è un calendario non semplice e proprio per questo diventa di grande importanza vincere qui. Sauso Müller intanto cerca siamo già di nuovo in partita, Sauso Müller ha cercato il passaggio per Simona Artoni ma non è filtrato. Simona Artoni purtroppo non è riuscita ad agganciare la sfera. Intanto Martina Crosta si è addirittura rimboccata le maniche, quindi questo vuol dire che l'intensità si fa sentire anche per lei, ma ci mancherebbe altro, né a ben donna né a tutte le ragioni. 25 chi difende, 24 chi attacca in codesto istante. Ferrara alla ricerca del pareggio, ancora una volta Katia Soglietti, il gioco è finalizzato a cercare Katia Soglietti, ma Nadia Aguilén Bordon ci mette le mani, Nadia direttamente per Simona Artoni, ma purtroppo per la formazione di Agazzani, un'ottima Villosada Palacios, arriva, interviene a mettere una pezza. Siamo già dall'altra parte del campo, c'è la traversa di Tornova, poi non è buono, area di Tornova, quindi non cambia il punteggio, sempre Casagrande Padana in vantaggio di uno. Qui al palazzetto Cheope, quando siamo quasi a metà del primo tempo e sono le 19:34, qui in diretta da Casalgrande. E ora vediamo Gaia Lusetti, attenzione, si è involata, era molto bella questa azione di Gaia Lusetti con l'azione personale, ma poco dopo Simone, ancora lei, Simone Artoni che rimedia all'errore commesso precedentemente al tiro da appunto Gaia Lusetti, comunque autrice di una pregevole azione personale, e comunque Simone Artoni realizza il settimo centro, un altro gol pesante che porta la Padana a 26. Ancora tanto da dire per questo derby, qui a Casalgrande c'è caldo anche in campo, c'è caldo fuori, immaginiamo ancora di più sul parquet. Anche il pubblico si scalda sempre di più, non c'è bisogno di termosifoni se ci concedete la battuta. E proprio il caso di dirlo, attenzione, è qui Angelica Manfredini, una tra le giovani della formazione ospite, non ci sta. E lei, classe 2003, a siglare un gol insomma di buona importanza per le biancoazzurre, oggi nero fucsia. Ancora la Casalgrande Padana che ha raddrizzato la situazione, non vuole perdere l'abbrivio, non vuole perdere l'abbrivio vincente. E Martina Crosta ferma Ilenia Furlanetto, ma la palla è ancora nelle mani della Casalgrande Padana con Lusetti, Anchimei, Lusetti, ancora Ilenia Furlanetto, vediamo cosa si inventerà, c'è grande attesa per saperlo. La palla Francesca Franco, lo biondo la stoppa, palla ancora la Casalgrande Padana che usufruisce di 9 metri. Franco, Furlanetto all'ala per Simone Artoni, buona vena per lei questa sera, bel tiro, ma Villosada Palacios, la spagnola, ci arriva. 26-25, efficienza iberica per Villosada Palacios che permette all'Ariosto di ripartire. Matanic perde palla, Ilenia, 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 Ilenia.
12. 12, un numero fortunato, tale veniva considerato nell'antica Roma, vediamo se sarà così anche stavolta. 27-25, comunque io credo che al di là di tutto entrambe le squadre meritino congratulazioni per quello che si sta vedendo, no? Bellissima la prestazione da parte di tutte e due, anche per quel che riguarda lo spirito agonistico, veramente buono. Intanto cerca Tanić un bel passaggio che però non è compreso dalla sua compagna, ma arriva dall'altra parte Simona Artoni. Britos cerca di arginare quello che potrebbe essere un ulteriore vantaggio che stanno guadagnando le ragazze di casa, quindi time out. 28-25, chi ha seguito l'incontro nei primi 20 minuti avrebbe sicuramente faticato a pronosticare una situazione simile, ma la pallamano è anche questa, gli aggiungiamo noi. La Casagrande Padana è anche questa, una Casagrande Padana che si sta distinguendo anche stasera. Attenzione, c'è stato un lieve problema con la nostra telecamera, ora prontamente risolto dal nostro volenteroso operatore, un applauso anche a lui, applauso metaforico ovviamente. Dicevamo, Casagrande Padana che si sta distinguendo comunque in maniera assolutamente meritevole contro una di Aostoferrara che comunque sta dimostrando attitudine, sta dimostrando coraggio, sta dimostrando efficacia, un'efficacia un po' affievolita rispetto al primo tempo, ma le ferraresi sono comunque in partita e di certo dovremo aspettare ancora un po' per avere l'esito, il risultato finale, il risultato conclusivo, per sapere da che parte penderà davvero la bilancia di questo primo derby emiliano ufficiale della stagione di Serie A1 Beretta. Le squadre, ora è finito il time out, alle 19:38 si torna in campo quando mancano 14 minuti al termine dell'incontro, un'eternità, e l'eternità la si legge anche nello sguardo del presidente biancorosso Cattani, assolutamente cereo e concentrato sull'andamento della sfida. Si leva un grido dalle tribune del palazzetto Cheope di via Aosta, forza Casalgrande, un grido stentoreo che arriva in tutta la città, ma Ferrara ovviamente non ci sta, scusateci la rima ma è appropriata. Ma adesso qui l'Ariosto perde un po' la cosiddetta Trebisonda, fabbricatore e Soglietti non si intendono, succede di lato questa cosa, e quindi buon per la Padana che può riprendere e imbastire un'azione con la dovuta calma, con la temperanza e con la serenità di chi è in vantaggio, può imbastire l'azione che potrebbe portare le biancorosse più 4. Ilenia ancora per... Mamma mia che gol! Mamma mia che gol di Gaia Lusetti! Gaia Lusetti che peraltro, noi lo diciamo, attenzione, e prova Martina Crosta, ma Nadia Irene Bordone ben piazzata ci mette la pezza. Stavamo dicendo, e su questo Giulia concorderà sicuramente con me, che proprio Gaia Lusetti è conosciuta a Casalgrande non soltanto per le sue abilità pallamanistiche ma anche per la sua arte oratoria, e un mulino secco quando parte non finirebbe più e sa affabulare gli interlocutori, tanto brava nell'arte proprio, possiamo anche dirla dialettica, quanto brava insomma a livello di pallamano, è così vero? Intanto Ilenia 13, beh, è proprio il caso di dirlo, Ilenia ha fatto 13, una volta fare 13 al totocalcio valeva un Perù, adesso potrebbe, sottolineiamo condizionale, valere due punti per la Casalgrande Padana. Dai gol dialettici quindi di Gaia Lusetti al 13° gol di Ilenia Furlanetto, 30-25, quando mancano 12 minuti e 26 secondi, lo diciamo perché non sappiamo in questo momento come sia la qualità dell'immagine, quindi sosteniamo almeno con il sonoro. Quando mancano 12:26, allora, ora possiamo svelare gli altarini, direi, approfittando di questo time out, nel senso che noi vi abbiamo detto, dopo la partita non andate via perché, come avrebbe detto il grande Corrado Mantoni, non finisce qui. Nel senso che avremo due interviste a due importanti protagonisti della sfida. Per Ferrara sentiremo Katia Soglietti e per la Casagrande Padana sarà con noi Nadia Ayelen Bordon. Sarà veramente interessante sentire la loro disamina dell'incontro e anche qualcosa sulle prospettive in vista dei prossimi impegni. È una gara segnata questa secondo te, o meglio, secondo te adesso perché la Casagrande Padana, Giulia, dovrebbe perdere questa partita?
Non è una gara segnata, perché proprio come abbiamo visto nel primo tempo, recuperare 5 reti in 12 minuti non è affare impossibile. Se la Casalgrande continua a giocare così, non è impossibile, ma è difficile, è difficile. Intanto Britos cerca di trovare una soluzione per frenare l'avanzata delle rosse, ma per ora la difesa sembra reggere. Intanto si provvede alla pulizia del campo a seguito appunto di una caduta. Si riparte da 9 metri con la palla in mano a Ferman Rocchi e Mariana Tanic. Cerca di entrare per le vie centrali, ma nulla può. Si alza Marianna Orlandi, che è incaricata in questo momento di difendere proprio la numero 9, ex conoscenza di Casalgrande, ma si continua sui 9 metri. Intanto la palla Martina Crosta, che trova un passaggio all'ala, che capitalizza questo bel passaggio. Nulla può Nadia Bordon, che si tocca il ginocchio, ma speriamo nulla di grave. Come per risolvere le problematiche in chiave difensiva da parte delle ragazze con la casacca nera, Britos opta per una marcatura uomo su Ilenia Furlanetto, che autrice appunto di 13 gol, è certamente una delle chiavi più pericolose da contenere. Si guadagna Lusetti 9 metri e si continua a giocare. Buono il passaggio. Ilenia cerca molto il pivot Francesca Franco, ma il terzo difensore coglie chiaramente quelle che sono le sue intenzioni e quindi il passaggio non va a buon fine. Una serie di finte che tuttavia pasticcia un po' in questo momento la Casalgrande, ma nessun problema, questo vantaggio di più 4 certamente non deve essere dimenticato, anche se non preso come esempio appunto, perché si può ridurre da un momento all'altro, però può dare una certa tranquillità alle ragazze, che ora devono concentrarsi, giocare con calma, consapevoli delle proprie carte ancora da poter svelare. E conferma intanto questa marcatura alta da parte di Fabbricatore sul nostro terzino sinistro. In questo caso a gestire il gioco e la chiamata deve essere Gaia, molto brava a chiamare uno schema per liberarla, e si passa al 14° gol della capitana rossa. Non c'è veramente un secondo da respirare, anzi, perché ci sono continue ripartenze. Per questo appunto saggiamente il portiere biancorosso rallenta il gioco, non abbiamo fretta noi e quindi costruiamo delle azioni certe e sicure che portino a una giocatrice libera sui 6 metri per poter realizzare un uno contro uno contro il portiere, appunto attaccante contro portiere, che dà più certezze rispetto a dei tiri più lontani. Intanto si ripete lo schema di prima, quindi volto a liberare Ilenia. Aveva intuito quanto stava per accadere, ma si guadagna questo bel rigore Marianna Orlandi, questo di esperienza. Si tocca tuttavia la gamba, ma sembra un problema di crampi e nulla più. Si rialza infatti immediatamente la numero 19, dando la palla nelle mani di Ilenia Furlanetto, che si occuperà dell'ennesimo 7 metri per un potenziale 32-27. Vediamo se Ilenia si confermerà quasi invincibile da quella posizione del campo. Grazie Giulia, siamo qui ancora per seguire quella che potrebbe essere un'ennesima impresa di Ilenia Furlanetto. Contro di lei c'è Marta Villosara Palacios. Niente male la sua prestazione in porta, ma Ilenia, che dire ancora? Ormai gli aggettivi cominciano a scarseggiare per definire la prova di Ilenia Furlanetto, veramente, che ha interpretato al meglio questa serie il ruolo di capitana, veramente trascinatrice anche nei momenti più difficili, tanto nel bene quanto nel male. Intanto viene fermata Luciana Fabbricatore nel suo tentativo di involarsi verso la porta difesa da Nadia e Elaine Bordon. Ci sono 2 minuti per Gaia Lusetti e Ferrara usufruisce ora di una massima punizione, di un tiro di rigore che Katia Soglietti cercherà di trasformare. Mancano, attenzione, occhio all'orologio, perché questo punto diventa di una certa importanza. 8.55 al termine, 32-27. Katia Soglietti può portare Ferrara a meno 4, ci riesce. Katia Soglietti molto efficace ai rigori, tanto quanto Ilenia Furlanetto. Veramente due ottime capitane questa sera, hanno entrambe confermato la loro fama.
32 a 28, 8 e 40. Ora la Casa Grande Padana non deve avere certo colpi di testa, non deve sentire chiaramente farsi influenzare dal sapore della vittoria, che col passare dei secondi diventa più marcato, perché è un Ariosto Ferrara che lo fa capire, non ha intenzione di mollare fino all'ultimo, come del resto nello spirito delle squadre. La squadra allenata da Britos, Marian Marlandi realizza una rete dall'ala che è veramente da incorniciare, è il suo quarto gol personale che sancisce il momentaneo 33 a 28 quando mancano poco più di 8 minuti. Prova, ora c'è un tentativo realizzativo da parte di Maria Fernanda Marrocci, che in precedenza ha messo a segno alcune pregevoli realizzazioni, 3 segnatamente, ma comunque il suo tentativo dà origine a un rigore per Ferrara. Cambio di portiere nelle file biancorosse, esce Bordon, entra Bonaccini, vedremo poi magari se più tardi anche Mutti avrà spazio, ma intanto esce Bordon, entra Bonaccini, Katia Soglietti dai 7 metri, dalla linea dei 7 metri Valentina Bonaccini non riesce, purtroppo non riesce nemmeno lei a intercettare chiaramente la potenza, la precisione, la lucidità dai 7 metri della capitana ariostea. 33 a 29, quindi 7 e 38 al termine. 7 e 38 al termine, ormai ci stiamo avviando verso le ore 20 di questo sabato 19 settembre qui a Palazzetto Chiope. Prova Simone Artoni, da posizione angolata, ma Vino Zara Palacios questa volta ci arriva, riparte Ariosto Ferrara con le energie residue. C'è un tentativo ancora di Maria Fernanda Marrocci, Bordon ci arriva, ma ancora una volta gli arbitri ravvisano l'irregolarità commessa su Maria Fernanda Marrocci, sull'Uruguagia, e Ferrara usufruisce ancora di un rigore, ancora Katia Soglietti, l'ultima da arrendersi come sempre. Questa volta Nadia Bordon alza la gamba nel tentativo di effettuare una variazio efficace, ma nulla da fare contro l'ala biancoazzurra che va a sua volta in doppia cifra, 10 gol, e porta Ferrara sul 30 a 33 quando non mancano che 6 minuti e 42 al termine. Fasi concitatissime, Chimay, Sauso, Müller, Lusetti, centrale, viene strattonata, ma la palla torna nelle mani di Casalgrande con Ilenia Furlanetto, molto in partita fin qui, cerca di filtrare la palla Franco, ci riesce, Francesca Franco viene chiusa da Marrocci e lo biondo, riparte Chimay, attenzione sul filo del doppio palleggio per Marianna Orlandi che ora la palla, Gaia Lusetti, Casalgrande cerca qualche via di fuga verso la porta, per ora non la trova perché Ferrara si difende a saracinesca, si difende a catenaccio per usare un gergo calcistico. Ilenia Furlanetto, Francesca Franco a cucchiaio, non è buono il gol di Francesca Franco per invasione di area, non è buono. 33 a 30, riparte Ferrara che però restituisce in favore, possiamo dire, perché Chiara Ferrara non trattiene bene la sfera e quindi la Casagrande Padana può respirare ancora per qualche minuto. Sudatissimi due tecnici anche, Agazzani e Britos, hanno faticato decisamente fisicamente anche loro, insomma, in questa serata che sta per arrivare al suo epilogo, alla sua conclusione. Fasi concitate, Furlanetto, Marianna Orlandi, la rete di Marianna Orlandi che è la sua quinta questa sera. Ripetiamo i prossimi appuntamenti: sabato prossimo Casagrande Padana, Salerno, il Pallapalumbo ore 18.30, Ariosto Ferrara all'Handball Arena di Leno contro Leno 19.30, elevensports.com diretta per entrambi i confronti. Con la Casagrande Padana in casa, l'appuntamento con me e con Giulia Dall'Aria invece per sabato 16 ottobre 18.30, Casagrande Padana contro Lifestyle Erice. 34 a 30, la situazione si fa abbastanza, diciamo, è scesa la sera ormai su Casalgrande e sta scendendo la sera anche sulla Ariosto Ferrara, o meglio sulle speranze di affermazione delle giocatrici ospiti, perché 4 gol da recuperare con 5 minuti di margine non è facile rimontare. Non è facile, ma aspetterei ancora un attimo a pronunciarmi. Intanto c'è un cambio tra le file di casa, scende infatti Marianna Orlandi che accusa dei crampi ed entra al suo posto Nicole Giombetti. Non spinge il Ferrara, ma Martina Costa chiama calma e sottolinea l'importanza in questa fase della partita di un gioco ordinato. Quindi si ricomincia
buona la prestazione della di Sasa Müller, della numero 7, del nuovo acquisto, soprattutto in chiave difensiva, che ha arginato benissimo Marianna Tanić. Continua quella che è la caratteristica principale della numero 9, nonostante altre sue infinite doti, però è l'uno contro uno, ma che non sembra mai trovare in contratempo invece la numero 7 Casal Grandese. Buona l'intercetto di Simona Artoni, che recupera questo pallone preziosissimo sapientemente. Francesca però rallenta e dice: siamo sopra noi, non c'è bisogno di correre, si può ripartire da un gioco organizzato, sempre che prevede il nostro capitano, la numero 10 a uomo. Situazione però che non ha impensierito particolarmente le ragazze di casa, che trovando delle buone soluzioni riescono sempre ad arrivare a rete, come in questo caso con la numero 33 Gaia Lusetti, che nel primo tempo era un po' in ombra ma si è sicuramente rifatta nel secondo, trovando delle bellissime realizzazioni. Intanto prova un intercetto la numero 5, che non va a buon fine, quindi la palla rimane nelle mani di Ferrara, che tenta il meno 4 quando siamo appunto 35-30 e manca poco più di 3 minuti. Ci prova da fuori, cerca di togliere le castagne dal fuoco la numero 44, ma nulla può e la palla viene riconsegnata nelle mani della squadra di casa. Vabbè, adesso intanto il tempo è passato, la padana ha incrementato addirittura il proprio margine, quindi insomma diciamo che adesso ci vorrebbe, mi sbilancio io, un cataclisma per fare in modo che la Casagrande Padana perda questa partita. 35-30, attenzione a Gaia Lusetti, che prima ha realizzato un gol da incorniciare, questa volta però non va, c'è Vinoslava Palacios che interviene a dire di no. Ma intanto è tutto tempo che passa, meno di 3 minuti adesso al termine, 35-30, lo ricordiamo, fine gara, le impressioni di Katia Soglietti, Nadia e Helen Bordon qui nella nostra postazione, sita ai piani alti del palazzetto Cheope di via Aosta. Partita agli sgoccioli, di certo per la Padana presentarsi a Salerno con 4 punti sarebbe sicuramente un ottimo biglietto da visita, anche se è facile presumere che anche dopo questa sfida sia tanto la società quanto la squadra quanto l'allenatore Gazzani, che parata, mamma mia, diciamo, continuano a predicare calma. Intanto parata d'antologia di Bordon su Tornova, spauracchio nel primo tempo, poi un po' ridimensionata la sua azione. Intanto Maria Fernanda Marrocci realizza il quarto centro personale che porta Ferrara a 31, ma Casalgrande già là a 35, basta solo un minimo di attenzione e poi la musica casalgrandese sarà davvero una bella musica, tanto per citare Nella Martinetti. Time out richiesto da Agazzani sul 35-31, poco più di 2 minuti al termine, 2 minuti e 2 secondi. Ricordiamo intanto, se volete collegarvi contemporaneamente anche con Facebook, c'è la trasmissione in diretta dell'incontro della Modula Casalgrande, che la Modula Casalgrande sta giocando contro il Bologna United. In questo momento stiamo parlando di A2 maschile, quindi al termine di questa partita e dopo le nostre interviste chiaramente c'è anche la possibilità di seguire la Modula Casalgrande impegnata in questa trasferta di grandi tradizioni. Modula, lo ricordiamo, alla ricerca dei primi punti stagionali, perché sabato scorso qui a Palazzetto Cheope i ragazzi allenati da Matteo Corradini hanno perso contro il Verde Azzurro Sassari. E sempre a proposito di Modula, il prossimo appuntamento per i biancorossi che giocano nel girone B di seconda serie è fissato per sabato prossimo 25 settembre qui al Palacheope contro la Neo Retrocessa Santarelli Cingoli, inizia alle ore 18:30, un'altra partita da seguire, la Pallamano Casalgrande la trasmetterà sulla propria pagina Facebook. Ripartita intanto la Padana, è ricominciata la sfida, 1:54, non va l'incursione di Franco, ma intanto è tutto tempo perso e la palla è ancora alla Padana. Chimay Sausemüller alla ricerca del suo primo gol, viene fermata, viene stoppata da Luciana Fabbricatore. Sergio Cattani si alza in piedi, questo può essere il rivelatore, i due punti che si stanno materializzando, e fuori l'area Furlanetto, ma non manca che 1 minuto e mezzo e i gol di svantaggio dell'Ariosto sono 4, sono ancora 4, vediamo
Questo è un gran gol, va detto, di Martina Crosta, che è il suo terzo personale, 35-32. Agazzani ancora particolarmente teso, teme veramente che a fine gara succeda quello che sarebbe veramente clamoroso. Britos invece a sua volta è ancora teso, perché ci crede fino in fondo, e fa bene, questo è l'atteggiamento giusto in ogni caso. Ilenia Furlanetto, di fronte a Ilenia Furlanetto non resta altro che ammirare e basta, non ce ne vogliono gli amiche e gli amici di Ferrara, ma di fronte a Ilenia Furlanetto per come ha giocato questa sera, come direbbe Loretta Goggi, chapeau. Si usa, salta, si fa sempre più alto il grido, Casagrande, Bordone interviene su Soglietti, 32 secondi al termine, 30-29 ormai il conto alla rovescia, lo possiamo dire direi con certezza, la Casagrande Padana ha conquistato la seconda vittoria consecutiva, battendo la Rosso Ferrara, ancora da stabilire il punteggio finale che ristabilirà Giulia Dallari. Sì, ora si può effettivamente dire, mancano 10 secondi, 36-32. Si incarica Ilenia forse dell'ultimo tiro, intanto si battono i 9 metri. 5 secondi al termine ed ecco che c'è spazio anche per un gol della numero 7. Quale migliore chiusura? Bravissime le ragazze che giustamente si accentrano per festeggiare. Facciamo i complimenti anche alle avversarie perché hanno condotto una bellissima gara che ha reso questo match interessante, avvincente, affascinante. Un applauso, quindi si meritano quelle che sono le congratulazioni da parte del pubblico di casa, e noi da questa postazione ci aggiungiamo a complimentarci con le ragazze. E anche Kimei Aini Sausemüller si è aggiunta alla grande festa biancorossa con il suo primo gol in Europa, il suo primo gol ufficiale in Europa, quindi questo rimarrà gli annali suoi personali e anche della pallamano italiana. Rapidamente allora ribadiamo il risultato finale in attesa delle interviste che faremo tra poco, 37-32, risultato finale qui al palazzetto Cheope di via Aosta, 37 Casagrande Padana, 32 Ariosto Ferrara, per Ariosto Ferrara un gol, per Chiara Ferrara un gol, Angelica Manfredini 3, Martina Crosta 1, per Maya Tanic 2, Martina Lobiundo 4, Luciana Fabbricatore 4, anche Maria Fernanda Marrocci Ungari 6, gol per Mari Tornova e 10 centri per Katia Soglietti. Quanto ottiene invece le vincitrici Casagrande Padana? Una rete per Kimei Aileen Sausemüller, 3 per Francesca Franco, 8 Simona Artoni, 1 Alessia Artoni, 5 Mariano Orlandi, 3 Gaia Lusetti e 16, udite udite, 16 Ilenia Furlanetto. 16 Ilenia Furlanetto, 16 Ilenia, un numero sicuramente che non si presta a ulteriori commenti, di solito è già abbastanza eloquente, e ora aspettiamo le interviste. Intanto io mi concederei da appunto Giulia Dallari, ecco, se vuoi salutare il pubblico con un arrivederci a 16 ottobre, grazie intanto per la tua preziosa collaborazione. Assolutamente, un arrivederci alla prossima partita in casa da commentare e vivere insieme, quindi vi auguro una buona serata e un buon weekend a tutti. Grazie Giulia, con te ci vediamo il 16 ottobre ovviamente contro Erice. Intanto inganniamo un attimo l'attesa, grazie a Giulia Dallari, ore 20 in punto, Big Ben ha suonato le 20, vediamo ora di avere le interviste che vi abbiamo promesso, rimanete ancora in visione e in ascolto, ancora un attimo di pazienza perché aspettiamo due protagoniste, nella fattispecie così diciamo che lo diciamo anche ad Aldini, aspettiamo Soglietti e Bordon. Qui, ecco, come da accordi presi stamattina. Ecco. Abbiamo Ilenia Furlanetto, intanto inquadra pure l'Ilenia che merita sempre di essere inquadrata. Ilenia, scusateci per l'entusiasmo, scusateci per l'euforia, amici e amiche di Ferrara, ma Furlanetto è veramente un mito per le nostre contrade, così come Soglietti lo è per le vostre. Quindi, una Katia Soglietti che peraltro tra poco avremo occasione di sentire qui ai nostri microfoni. Allora, arriva Nadia Ayelen Bordon. Arriva Nadia Ayelen Bordon sofferente, ma questa sofferenza è il sinonimo di gloria, Nadia, sinonimo di gloria. Ciao Nadia, ciao Nadia. Allora, qui dobbiamo metterci qui, allora, un momento che qui dobbiamo organizzarci per bene mentre aspettiamo anche Katia, ecco. Un momento, lasciamo un attimo respirare. Nadia, giustamente, dopo una battaglia del genere non potrebbe essere altrimenti, intanto congratulazioni, eh. Ci mancherebbe, sono meritate.
Allora, mentre il nostro operatore sistema la telecamera, mentre aspettiamo anche Soglietti, la vedo, sta per arrivare. Allora magari per ospitalità fa parlare prima lei, perché noi siamo ospitali a Casal Grande, dico bene Nadia, ecco. Arriva Katia, ecco. Ci ha appena confermato, chiaramente Katia Soglietti con la sua consueta sportività, ecco, sarà qui per noi. Dobbiamo sempre tenere in mano questo. Scusateci, ma qui è tutto in diretta, ecco, grazie. Scusateci, ma qui è tutto in diretta, ci stiamo organizzando, proprio tutto fatto in tempo reale. Vieni pure Katia, allora Katia Soglietti, capitana e ala dell'Ariosto Pallamano Ferrari. Anzitutto grazie mille per appunto essere qui così generosamente, nonostante il punteggio negativo per voi. Ti chiedo, un ottimo Ariosto Ferrara, ma è mancato anche oggi qualcosa, che cosa in particolare? Allora, innanzitutto complimenti alle ragazze di casa che hanno disputato un'ottima partita, nonostante il primo tempo per loro si era messo male, hanno creduto e hanno portato a casa il risultato. Sono un po' amareggiata perché qualcosa è cambiato, la partita dal mio punto di vista è stata pesantemente condizionata. Da 10 minuti dalla fine del primo tempo è stata condizionata, e dopo, quando giochi nervosa, quando giochi sotto stress, quando vedi che le cose non vanno e non te le fanno andare, comunque insomma diventa problematico. Perché però insomma io anche oggi ero molto contrariata, in campo si è visto, perché spesso ho discusso, cosa che non faccio spesso, e questo mi dispiace. A fine partita sempre ci penso, però se arrivo a questi livelli è perché comunque, ripeto, si è visto platealmente che ero molto nervosa anche in campo, perché ho 35 anni di esperienza e quindi insomma mi sembra di parlare insomma a volte anche con cognizione di causa. Quindi la partita ormai è andata, pazienza, dobbiamo pensare alla prossima, però certo rimane il rammarico di non essersela giocata alla pari fino alla fine. Ho capito, come hai visto questa Casal Grande Padana invece? Come l'hai appunto valutata, possiamo dire, così come te la in qualche modo aspettavi, oppure ti ha sorpreso per certi versi? No, mi aspettavo questa squadra è Ilenia Furlanetto dipendente, non lo possiamo negare. Ovviamente il contorno è un ottimo contorno, le ragazze giovani sono cresciute e sono di supporto a tutto, però non possiamo negare, adesso io non so quanto lei abbia realizzato oggi, proprio penso appunto che più della metà o la metà li ha fatti lei. E quindi insomma complimenti a lei, come le faccio sempre, perché è una grandissima giocatrice. Complimenti a Casal Grande, e ripeto, rimango amareggiata perché chissà, giocarla alla pari fino alla fine è punto di domanda. Ho capito, ultima cosa sulla prossima partita, insomma contro Leno possono esserci buone possibilità comunque per cogliere finalmente questi primi due punti stagionali. Che partita sarà, che partita prevedi? Ma non lo so, a questo punto non lo so, e niente, ce la giocheremo come abbiamo fatto oggi, come abbiamo fatto con Brixen, dove abbiamo fatto vedere che comunque la squadra c'è, e oggi abbiamo fatto forse qualche errore di troppo, cercheremo di non farlo la prossima volta. Ancora grazie mille a Katia Soglietti, a Ariosto Ferrara, grazie ancora, e ora il momento di Nadia Ayelen Bordon. Buonasera Nadia, congratulazioni ancora una volta, e ci dirai ora qual è stato il segreto di questo successo, perché nei primi 20 minuti le cose non si erano messe particolarmente bene, poi che cosa è cambiato per davvero? Prima di tutto devo fare i complimenti a tutta la mia squadra, perché abbiamo giocato di squadra e si è visto pure la settimana scorsa, e io dico che il segreto è stato l'attacco. Siamo stati veramente, tutto quello che diceva l'allenatore lo hanno fatto. E sono state compatte e niente, i complimenti li devo fare veramente, perché oggi non è stata una mia partita, però mi sono sentita sicura perché loro hanno lasciato la pelle dentro il campo, e giocare di nuovo in casa con il pubblico, perfetto, bellissimo. Un'emozione bellissima. Come hai visto questa Ariosto Ferrara? Ti aspettavi così oppure ti ha per certi versi sorpresa? No, veramente sapevamo che era una partita tosta, molto molto tosta, l'abbiamo visto contro il Brixen. Sì, sapevamo che era molto difficile, è stata dura veramente, si è visto che alla fine, gli ultimi minuti, già il corpo, la testa non ce la facevamo molto, però loro non smettono mai di lottare, neanche noi, quindi per quello il risultato è questo. Ho capito, sabato prossimo Salerno, che è un campo storicamente difficile per la Casal Grande Padana, ecco,
e per te peraltro sarà anche una sicuramente partita speciale, visto che sei una importante ex, voglio dire, che cosa servirà a Salerno per vincere, o quantomeno per cercare di impensierire la corazzata Iomi? Guarda, sì, sarà veramente bello tornare a Salerno, perché ho delle mie amiche, mi sono trovata sempre bene là, i tifosi sono meravigliosi, quindi giocare in campo di Salerno sempre dà una spinta in più, sia con o contro, e quindi sarà tosta vincerla, non ti posso dire che è difficile vincere a Salerno, ci proveremo, daremo il meglio, penso che se noi difendiamo bene possiamo ottenere la partita, non dico lì, però dai, almeno un po' ce la possiamo fare. Ultima domanda, dove può insomma arrivare questa Casagrande padana? 120 minuti, 4 punti, insomma qua diciamo il pubblico inizia già a rumoreggiare, a coltivare qualche sogno di gloria in più rispetto alla semplice salvezza dichiarata poche settimane fa dalla società. No, noi continuiamo partita a partita, non c'è niente da diciamo, sì, possiamo sognare, sì, però secondo me si deve fare partita a partita, ogni partita diversa. L'abbiamo visto oggi e dipende anche di come siamo noi in campo, e quindi niente, non posso dirti giochiamo lo scudetto perché non è così, però sarà, cioè, giocando in casa o giocando fuori lasceremo sempre la pelle. Ancora una volta grazie mille, e ancora una volta mille proprio congratulazioni a Nadia, a Yelene Bordon, grazie ancora e alla prossima. Grazie. Alla prossima. E dunque, amici di Eleven Sports, sono le 20:08 qui al palazzetto Cheope in Casalgrande, ribadiamo il risultato finale, 37 per la Padana, 32 per l'Ariosto Ferrara, le biancorosse hanno colto la seconda vittoria proprio consecutiva, ecco, e ora giustamente l'operatore ci fa vedere, ci mostra il tabellone che certifica ulteriormente il punteggio finale, quindi abbiamo già detto le partite della prossima settimana e noi ci rivediamo con le gare interne della Casagrande Padana, ci risentiamo sabato 16 ottobre quando la Padana ospiterà sempre qui al Palacheo per la AC Lifestyle Erice. Da Nicolò Rinaldi, buona serata, grazie per la vostra cortese attenzione, a voi Milano!